Il piano di morte ai danni del PM Nino Di Matteo, svelato da un confidente, è l'ultimo di una serie di messaggi inquietanti rivolti ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Insieme a Di Matteo sono stati minacciati i magistrati Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia e Laura Vaccaro, segno che la mafia alza il tiro. C'è un clima teso, non si può abbassare la guardia. No, con la mafia non bisogna abbassare la guardia mai, perché c'è il rischio sempre di un ritorno, sia sotto il profilo della mafia criminale sia sotto il profilo della mentalità mafiosa. Quindi abbassare la guardia mai. È un momento difficile, perché è un momento difficile per tutta la società civile, e quindi è in questi momenti difficili di crisi anche delle istituzioni in cui Cosa Nostra sa scoprire, come dire, le debolezze e insinuarsi in questi contesti. Anche in un contesto economico difficile c'è il rischio che Cosa Nostra possa diventare, come dire, un punto di riferimento. Laddove lo Stato non arriva, non si fa attento ai bisogni, c'è il rischio che Cosa Nostra prenda questo posto, questi vuoti, riempia questi vuoti. Quindi bisogna avere il massimo dell'attenzione, il massimo livello di guardia nei confronti di questa organizzazione criminale.